Trent'anni senza verità, tanti ne sono passati dall'incidente del Moby Prince, il traghetto che il 10 aprile del 1991, nella rada del porto di Livorno, urtò una petroliera Agip prendendo fuoco. Nessun colpevole e nessun risarcimento, secondo la giustizia, per la morte di 140 persone. Nove erano venete, parenti di Claudia Saccaro di Montebelluna, che tre giorni dopo si sarebbe dovuta sposare in Sardegna. Arrivando al porto di Olbia, eh, non avendo visto la nave, la prima persona che ho chiesto dove era, dove era la nave della Mobi che doveva arrivare alla mattina e questo signore mi ha detto per quale motivo lo vuoi sapere? Eh, perché dovevano essere i miei genitori e lì mi hanno detto che era affondata addirittura. Poi abbiamo preso il primo volo per Pisa. E lo stesso giorno sono arrivata a Livorno. Due processi e una commissione parlamentare d'inchiesta non sono bastati a stabilire con certezza cause e responsabilità dell'incidente. Le due associazioni dei familiari delle vittime non si arrendono, nonostante i tanti ostacoli affrontati. La non attenzione, come qualsiasi strage che esiste qui in Italia, purtroppo, e la rabbia, per non avere la nostra giustizia. Sì. E il diritto della nostra giustizia La pandemia ostacolerà le celebrazioni in presenza dell'anniversario ma la memoria delle vittime sarà comunque onorata Saremo in contatto online dalla mattina fino alla sera